Volevamo, come direttivo dell'ente porto, come consiglio di amministrazione, avevamo pensato di riqualificare l'angolo dove erano apposte le lapidi dei caduti per lavoro a mare nell'Adriatico. Quindi è nata questa idea di riqualificare, di mettere un ulivo che è comunque un segno di pace, di tranquillità e ripristinare le vecchie lapidi che erano ormai tutte deteriorate. Abbiamo quindi apposto i nomi in un'unica lapide. Siamo arrivati a 16 marinai, abbiamo inserito anche 4 nuovi nomi, nuovi per modo di dire, perché il primo, un ragazzo di 19-20 anni, Emilio Sebastiani, che è naufragato nel 1885. E siamo arrivati a 16 nomi sulla lapide. Eh sì, è una serata importante, un evento molto importante per il porto di Giulianova e in generale per tutta la cittadinanza giuliese. Prima di tutto perché viene data appunto giusta collocazione ai caduti in mare e come comandante del porto e esponente della Guardia Costiera che tutela proprio la salvaguardia della vita umana in mare non può che essere un momento di ricordo importante. Innanzitutto mi preme ringraziare l'ente porto che ha riqualificato questa zona che era lasciata nel più totale degrado e li devo ringraziare perché in questa zona vengono ricordati con una nuova lapide tutte le persone che purtroppo hanno perso la vita in mare, sono usciti dal porto per andare a lavorare e non sono più tornati a casa. Vivo il ricordo di tutti questi nostri concittadini che purtroppo non ci sono più e identificano la nostra realtà portuale come una realtà che ha già pagato un prezzo altissimo e quindi sono sicuro che le future generazioni saranno contente nel sapere che noi non dimentichiamo e nel sapere che noi comunque continueremo tutta una serie di campagne insieme alla Guardia Costiera che andranno a prevenire tutte queste brutte scomparse che sono avvenute negli ultimi anni.